Dal Centro Federale di Ostia per il ritiro della Nazionale Azzurra Paralimpica siamo insieme a Francesco Bettella. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Paco. Come va allora dopo questi primi giorni di ritiro? Che sensazioni hai avuto in acqua? Come stanno andando le cose? Insomma, qui a Ostia ci troviamo sempre molto bene, è un luogo ideale per fare gli allenamenti che procedono bene. Insomma, ormai mancano 2 settimane agli europei, quindi stiamo finendo gli ultimi dettagli e speriamo di finire nel migliore dei modi, insomma, e di fare un europeo sulla scia delle ultime competizioni internazionali che per noi sono state straordinarie. Quest'ultima parte di stagione per te non è stata semplicissima, diciamo da Legnano in poi, da una parte per l'impegno dell'organizzazione della riuscitissima tappa di World Series, dall'altra per le riclassificazioni che sono state un po' toste, hanno messo tutti sotto torchio. Sì, diciamo che la tappa di World Series di Legnano per me ha avuto un sapore un po' agrodolce e sono molto contento di essere stato presidente di una gara così ben riuscita, che è stata molto apprezzata da tutti e che speriamo possa essere solo la prima di una lunga serie. E dall'altro lato, insomma, con queste riclassificazioni non proprio felici per me, ho dovuto insomma accettare un cambio di categoria e nel pieno della stagione, quindi è anche difficile modificare la preparazione dovendo preparare nuove gare, però è una cosa che devo accettare, anche se ovviamente non sono contento di questo, però sono molto contento di essere qui nonostante il cambio di categoria ed è sicuramente un bel segnale. Speriamo sicuramente farò del mio meglio agli europei anche nella nuova categoria. E su quello nessuno ha dubbi che tu darai il tuo meglio, perché sei sempre stato un lottatore in vasca. Ti sei fatto un'idea di questo europeo che sarà per te in questa nuova categoria, nuovi avversari, nuove gare? Sì, nuovi avversari e anche molte incognite, perché alcuni avversari dovranno a loro volta fare la classificazione proprio i giorni prima di Dublino e quindi fino all'ultimo ci sarà molta incertezza e non saprò in maniera definitiva chi saranno i miei avversari. La mia speranza è comunque di portare a casa almeno una medaglia, insomma è l'obiettivo che mi sono posto e spero di raggiungerlo, insomma. Poi comunque dopo si apre il biennio olimpico, si guarda verso Tokyo e c'è la riclassificazione, la review che ti hanno messo per il 2019. Sì, diciamo che il 2019 sarà un po' uno spartiacque, perché appunto avrò questa review da fare. Ovviamente la speranza è quella di essere riportato nella categoria in cui ero prima e per poi affrontare il biennio che porterà a Tokyo nel miglior modo possibile, nelle condizioni più tranquille e serene possibili. Insomma, io e lo staff siamo abbastanza confidenti in questo, però ovviamente vediamo l'anno prossimo, intanto facciamo questi europei che incombono. Il collegiale che state svolgendo a Ostia si è realizzato per la prima volta storicamente insieme anche agli atleti della Nazionale della Finna. Domanda che ho fatto anche ai tuoi colleghi: cosa pensi di questa condivisione di spazi che avviene per la prima volta? Cosa può dare agli uni e agli altri? Io vorrei dire finalmente, perché insomma sono 9 anni che sono in nazionale ed è la prima volta che abbiamo l'occasione di fare un collegiale anche per pochi giorni insieme. E penso sia una cosa bella e stia bene nel percorso che stiamo facendo e credo che sia un'opportunità per entrambi, insomma, per la nazionale finna, per conoscerci, insomma, magari qualcuno ha visto i nostri risultati e così ci possiamo conoscere di persona e anche per noi per confrontarci, insomma, con i nostri cugini. Ed è una cosa sicuramente bella, insomma, spero e confido che ci saranno altre occasioni nel futuro. Comunque forse sono più loro che possono prendere esempio da voi che non il contrario, perché a livello di medagliere quello sicuramente, quindi diciamo che speriamo che anche loro imparino qualcosa da noi.
Va bene, con quest'ultima battuta salutiamo Francesco dal Centro Federale di Ostia. Ciao, grazie, ciao Paco, ciao a tutti.